Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e siamo ancora qui, nei sobborghi della capitale. Io direi di continuare per questa via, seguendo queste stradine qui del cavolo, senza entrare, non so se questo è un altro ingresso per la capitale o meno. Comunque voglio esplorare tutta quest'area qui, voglio andare in questa struttura, voglio vedere cosa c'è vicino all'albero madre. E finito questo lato poi passeremo all'altro prima di entrare. Tra l'altro prima di entrare mi avete fatto notare che sono un imbecille, perché per qualche motivo non mi sono accorta che, attenzione tutti, questo è un consumabile. È effettivamente nel menu dei consumabili, ma hey, quindi si può usare. Non lo useremo in questo preciso momento, perché ormai abbiamo iniziato qui, quindi finiamo qui, facciamo la parte esterna della capitale e poi lo usiamo. Qui? Tutto tace? Tutti tranqui? Ok. Lacrima di cristallo arborea. Lacrima di cristallo cremesi. Ora la leggiamo, ma non sono molto tranquilla, è quello il punto. Cioè, non credo che sia tutto qui. Sono un po' sul chi va là. Allora, il cristallo arboreo previene la perdita di rune. Ah, interessante. Quindi tu tutte le volte potresti tipo berlo. Se durasse un po', potresti tipo berlo per recuperarti le rune, se ne hai tante in posti particolari. E guardate, c'è dentro proprio un rametto di quelli dei talismani. Fico. Allora, facciamo così. Prima facciamo fuori stico. Geodata. Non l'ho vista. Eccola. Appunto. Arriverà una freccia. Ne se ne... Odio avere ragione. Ecco qua. Yeah. Bevi, bevi, che magari ci ridà la fiasca. Ma va, figurati. Ehi, porca miseria, l'ho sentito. Ho provato a rollare, ma non ce l'ho fatta lo stesso. Dai, dai. Vieni giù. Ok. Corro, corro. Ecco qua. Ok, mi hanno ridato la fiasca che avevo per le fiasche. Tanto se facciamo così... Te riaccade! Niente, non è caduto. Ok, è caduto. Quanta vita deve mai avere sto coso, scusi? No! No! Cittone! Sei un cittone maledetto! Ma brutto, bruttissimo coso tu! Ah, guarda te, guarda quanta vita ancora. Ma troppa, troppa, niente. Allora... Lo facciamo! Fermi tutti! Gli lancio i sassi! E se sei brutto ti tirano le pietre! Ma se sei un golem ti tira le meteore! Ah! E a Yenna gli lanciano il fuoco! Aspetta, aspetta! 35 a destrezza, ragazzuoli! 35 a destrezza! Io continuerò a ripeterlo! La possanza della nostra Yella salterella, guardala lì. La gazzella colpisce ancora. Non teme la morte. E adesso ti perfora tutto lo sterno così. Mamma mia, la gazzella si abbatte con 9000 di critico. Qualcuno me l'aveva già detto che facevamo 9000 di riposo. Mi ho detto, ma no, avranno letto male. Cacchio, non avevate letto giusto. E qua non c'è assolutamente... Ah! Attenzione, l'ho visto! Non c'è assolutamente niente, un par di ciufoli! Qualcosa c'è! C'è una statua che punta! Ah! Proprio così! Sotto! Dritto sotto! Va bene, dopo, dopo! Che adesso ho visto un signorotto lì che mi sembra uno proprio simpatico! Andiamo a vedere! Salve! Salve! Sì, lo so che mi ha visto! Cioè, mi sta palesemente seguendo! Salve! E allora, sentinella draconica dell'albero qui? Ma l'albero era ai chilometri, scusami. Vado, vado! Spammo, spammo! Interessevole! Bevo, bevo! Sto prendendo su un po', sì. Ok. Bevo, beh, cacchio, sbagliamo. E bevo anche l'altro, allora. Aia, muoio. Sì. Non ho idea di come schivare questa cosa dall'alto, perché sennò per il resto lo stavo purgando come se non ci fosse un domani. Volevi, eh? Cosetto. Questo è nuovo, e infatti... Porca miseria.
Vabbè, non sapevo che cosa fossero queste cose. Le ha tirate fuori per la prima volta. Ho imparato a schivare quella dall'alto e lui ha tirato fuori 69 attacchi diversi. E mi ha detto, tiè, così impari a schivare i miei fulmini. Ok, ce l'ho. Sono sicura che stavolta vinciamo, ragazzi. Terzo tentativo è nostro. È nostro perché ho capito che non devo avere paura. Come al solito, non devo avere paura, devo stargli sotto. Allora, prima però bevo questo. Cacchio, ho sbagliato. Vabbè, fa niente. Tira la luna. Vai. Ok, le rune dopo. Ok, se no non ho l'apertura per tirare la runa di rani. Hop, e bevo. Hop, ok, Adula. Ok, non si è congelato. Ora si congelerà, perfetto. Ok, Gelmir. Ok, vieni. Bevo. No. Cacchio, Messi hai detto stagli sotto, cacchio, stagli sotto. Sono lontano. Non va bene. Porca miseria. Ok, questo ormai è diventato facile da schivare. Messi stagli sotto. Devi. Ok. E lo uccidiamo con la loretta. Ho sbagliato. Ok, l'ho visto perché sono andato in panic roll. Ma lo uccidiamo con la loretta, non mi interessa. Bevi. Ok. La loretta è il mio marchio di fabbrica. La freccia della vittoria. Si fa. Attenzione tutti che si fa. Ora la loretta si purificherà nella morte. Woo! La loretta, ragazzi, è il mio segno, è inutile. L'uccisione di loretta è il nostro simbolo. Ok, si è tolta la nebbia. 30 forza, non potrei usarlo neanche piangendo proprio. Arma apparentemente intagliata dagli artigli di un grande drago antico, brandita da grottesche sentinelle dell'albero che servono l'albero madre. Sì, però non l'abbiamo trovata all'albero madre, l'abbiamo trovata qua davanti alla porta. L'artiglio è ammantato da fulmini che può dilaniare i miseri discendenti dei draghi. Ah, mi aspettavo di più che fossero tipo affini ai draghi, perché abbiamo già visto che non è un male essere affini ai draghi. In fin dei conti il primogenito di Marika era amico con un drago, quindi non è una brutta cosa. Invece loro danno la caccia ai discendenti dei draghi. Particolare. Ok. E beh, d'altronde sotto la capitale ci sta Godwin, si sa. È normale che sto coso sia pieno di pustole di morte. Porca miseria. Porca miseria, sta libellula m'ha rotto le pale. Eoliche. Ma ha rotto le pale eoliche. Ok. Eh sì, è dritto sparato qua sotto. E attenzione, non solo c'è l'area nel quale si trova lui, qua sotto c'è proprio il suo corpo, è proprio qui lui. Tra l'altro, ora che ci penso, non mi ricordo più se l'ho letto su qualche descrizione o se me l'ha detto un NPC, ma qua sotto la capitale non dovrebbero esserci anche le tre dita? Quanto schifo c'è sotto la capitale, scusatemi. Com'è che nessuno se n'è accorto che c'è tutto sto schifo sotto i loro sederi, porca miseria? Mamma mia! Aspetta, 9000 di repost, vieni qua! 1600, scusami, dov'è il mio 9000 di repost? Allora, ma perché l'orsetto solo 1000, non ho capito! Ma porca miseria! Questo dovrebbe dirvela lunga sui orsi runici. Sono più duri dei giganti di pietra. Tomba secondaria di Aurizza. Chi è Aurizza? No, i vasetti! No! Devo uccidere i vasetti! Questa cosa mi dispiace un sacco. Io non li uccido, ragazzi. Se posso non li uccido. Mi stanno simpa i vasetti. Mi interessa. Oh.
per i vasetti. Dovete stare molto bravi però, vasetti ninja. Questa situazione puzza un sacco. Lo sapevo io. Però adesso voglio sapere dove mi porta. Porca miseria a me. Allora, lo faremo come ultima cosa, ragazzi. Come ultima cosa tocchiamo... Cioè, prima facciamo tutto il dungeon, poi veniamo ad aprire questa cassa. Ormai dovreste sapere il detto principale di questa serie, ovvero che la curiosità mata Messi. Purtroppo è così. Ma quanti sono? Quanti tanti? Meno male che ho saltato corto, guarda, meno male. Ma guarda te, guarda. Ok. Quindi inizio a pensare che probabilmente questa è una sorta di ti riporto all'inizio e basta. Ah, questa per forza, dai. Sì! Teletrasportero. Ok. Ma noi abbiamo la gazzellanza dalla nostra. Cosa? No, perché? Ma piccini loro, perché? Guarda questo splatterume di morte di poveri vasetti. Ma guarda, c'è pure un braccetto. Ma no, ma poverini, ma che tristezza infinita. Inizio ad avere dei brutti sospetti con tutti sti robi. Inizio a pensare di dovermi farmi prendere per forza. Però io adesso non ho modo di avanzare. Eh sì, perché l'ho provate tutte. Quella lì è la leva, te la lì. E non c'è modo... Ah, c'è una porta, ok. Allora, credo che questi teletrasporti mi portino sopra queste... Perché non c'è altro modo di arrivare qua sopra, se non con un teletrasporto. Allora, prendiamo quello segreto, perché puzza da... Questa è la risposta esatta. Proviamo a prendere questo. Guarda, invece è la trappola delle trappole. Preparatevi. Oh no, it's a trap! Dove sono? Sopra. Buono. Arrivederci. Arrivo. Mi abbatto come una furia! La furia furieggiante! Ecco fatto. Non se l'aspettava quello lì. Ha detto, io sono al sicuro sopra. Ma do quanto lo sapevo, leva? No. E quindi? Non ho risolto un tubazzero di niente. Sono convinta al 100% di aver trovato la soluzione del magheggio. E invece... Oh, aspetta. Questo non è lo stesso posto, è un altro posto. Aspetta, io non sono scesa perché ho detto questo è il posto dove ero prima. Questo non è il posto dove ero prima, vero? Perché se fosse il posto dove ero prima, qua in fondo ci sarebbe la leva. Io l'ho vista entrando da là, io so che qui doveva esserci una leva, quindi se non c'è, questo posto non è questo posto è un altro posto. È fatto uguale ma è diverso. Sì, mi ha confuso questa cosa. Ecco perché io non sono scesa, perché ho detto torno indietro, invece no, non torno indietro, questo è un altro posto. Scusi lei, no, allora adesso, noi non siamo più amici. Ok, allora, se tanto mi dà tanto, se tutto è speculare come dovrebbe, teoricamente prendendo questo, dovremmo salire dove c'è la leva. Proviamo. Ok. Sì, ok. Mi ha confuso il fatto che è uguale. E quindi pensavo di essere qua sopra. In realtà non ero qua sopra. Non cadere. Ok. Ah, c'è una scala però. Non è esattamente speculare. È diverso. Quindi non siamo nel mondo 1. Chiamiamo così. Il mondo 1 è l'ingresso. Il mondo 1B è il primo teletrasporto. Questo è il mondo 1C. Perché se prendendo la seconda trappola fossimo tornati nel mondo 1, qui... ci sarebbe la leva, ma non c'è. Che casino. E adesso mi butta dritta nella boss fight. Ok. Dove siamo finiti qua?
siamo nel mondo B, perché noi là siamo stati, e siamo arrivati in questo punto prendendo il baule dietro la parete segreta nel mondo A e quello speculare nel mondo B, quindi ora torniamo indietro e prendiamo quello dritto nel mondo B. È un casino, lo so, ma quello dovrebbe portarci in una zona nuova. Se qui non finisco in una zona nuova, mi sono persa. Ok, 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 tutto torna. Circa, tutto torna circa. No. Incrinato. Non ci sono leve, non c'è niente. La porta lì non si apre, c'è una scala. Puoi salire, per favore, grazie. Salgo, salgo, salgo. Quanto lungo. Ok. E quanto stretto, aspetta, piano, piano, piano. Delicatamente, che se cado lì muoio fortissimo. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ragazzi! Mamma mia! La soluzione è una cazzata incredibile. Cioè, io ho fatto il giro dell'oca quando la soluzione si ottiene in tre, se non due bauli. Perché si arriva all'inizio, si prende la parete invisibile, si finisce sopra, si scende, si prende quello centrale e c'è la scala. Cioè, bastano due bauli, ragazzi, veramente. E dritto davanti a noi c'è il baule che ci porta all'ingresso. È una cavolata. Vediamo un po' se ho capito correttamente. Qui adesso a destra abbiamo la boss fight e a sinistra abbiamo... Wow! Questo è un labirinto mentale incredibile. Posso livellare? Sì, 32 a vita. Prossimo 17 mente. Vai. Bevo. E attraverso. Cosa sei? Oh no, cosa sei? Oh, quanta roba, troppa cacchia. Avrei dovuto approfittarne subito, vero? Ok, meno male che lo stanno, guarda, meno male. Allora, io so come uccidere tutta quella roba lì sotto. Aspetta, così. Non li ho presi, qualcosa ho preso. No. Bevo. Hai già congelato lui. Interessante. Hai provato? Mamma mia, danno! Wow! No! Wow! Cioè, ho sbagliato un roll e mi ha bisciottato. Porca miseria! Ok. Meno male che l'ho livellata pure la vita, perché se no non ho idea di... Non so se riuscirò a tirargli l'oretta, porca miseria, ma io devo finire così le boss fight, lo devo fare. È necessario. Se no manca il nostro marchio di fabbrica, dai. Palline, ma io ci provo lo stesso, mi interessa. Ora provo a tirare rami sperando che sciotti tutto in un secondo. Ma non credo lo farà, però no. Ok. Allora, dobbiamo stare molto attenti. Prendere qui e fare così. Ok. Ah, ma allora c'è un'esplosione strana di Dio solo sa cosa. Va bene. Vieni. Ne è rimasto uno vivo. Porca miseria. E non l'ho preso. Dov'è il piccoletto? Eccolo lì. Yeah. Quello va schivato a morte. Guardate la OE, porca miseria. Non è possibile. Aspetta che sono andato un attimo in palla. Sì, faccia. Io intanto faccio questo. Stanna? Ok. Buono. Troppo presto. Dannazione, quell'attacco lì mi frega ogni volta. Ok, allora ce l'ho. Tiro una martellata e poi lo retto, ragazzi. Sperando di non ucciderlo, perfetto. E poi la Loretta si abbatterà su di te, purgandoti dalla tua misera esistenza. Vai, Loretta! Woohoo! Ceneri di vaso mercenario. Oh no, c'è dietro un'esplosione. No, dai. Usala per evocare gli spiriti di tre vasi viventi. L'evocazione consuma PV invece di PA. Particolare, ma ok. Questi spiriti indefessi si sacrificano per annientare i nemici dell'evocatore, esplodendo alla morte. Sebbene il loro coraggio sia ammirevole, il loro scoppio può ferire anche gli alleati. E il minimo contatto con una fiamma è sufficiente ad innescarlo.
Dillo agli altri. Di loro quanto arde luminosa la fiamma dei vasi incendiari. Sì, vabbè, ma perché dei vasi kamikaze? Scusa, poverini. Ma non li userò mai nella vita. Mi dispiacerebbe troppo. Il video di oggi termina qui. Oggi abbiamo combattuto contro una sentinella draconica dell'albero madre e abbiamo completato questo labirintico dungeon. Nel prossimo episodio andremo a completare un altro dungeon, ovvero la tomba dell'eroe, che si trova potenzialmente dall'altra parte della strada rispetto a questa. E anch'essa non è per nulla facile, anzi è stata talmente complessa che a un certo punto il mio computer ha deciso che non ne poteva più e ha smesso di registrare, quindi mancherà un pezzettino piccolo, perché fortunatamente io ho delle pare incredibili mentre registro e continuo a controllare sempre tutto, me ne sono accorta piuttosto presto fortunatamente, però ci mancherà un pezzettino di esplorazione, peccato, perché era una delle parti interessanti purtroppo, ma fa niente, la recupereremo in un modo un po' alternativo, è uguale. Comunque, per oggi ci fermiamo qui, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti! Trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.